portare Parisi, mi ha pregato di portare il suo saluto ai presenti. Purtroppo ha un impegno questa mattina per cui non potrà essere qui di persona. Dietro alle mie spalle vedete la locandina che presenta il tema su cui si svolge il convegno di oggi. Il titolo è suggestivo, I treni della felicità, ma probabilmente ancora più suggestivo è il sottotitolo, Storie di accoglienza, conoscenza e solidarietà dopo la liberazione. Lo spunto da cui parte il convegno di oggi, poi si allargherà anche ad altri temi, lo spunto è un movimento che si è sviluppato nell'immediato secondo dopoguerra e negli anni 50, quando molti bambini, li vedete nelle foto, delle zone più colpite dalla guerra, per esempio Cassino, o negli anni 50 più povere del paese, questi bambini furono trasferiti presso famiglie del centro-nord. Certo, è un'Italia povera, queste famiglie non avevano spesso molto da offrire, se non delle condizioni di vita relativamente migliori rispetto a quelle delle zone da cui i bambini venivano. Il movimento allora fu promosso dal Partito Comunista, che era stata l'organizzazione maggiore della Resistenza, per quanto la Resistenza abbia avuto il concorso delle forze ideali più diverse. Il Partito Comunista aveva l'organizzazione più accentuata e più solida, ma negli anni del dopoguerra, negli anni 50, ormai è una forza d'opposizione. Questo movimento fu organizzato allora dal Partito Comunista, ma l'importante è che non fu tanto il movimento partito da una forza organizzata, ci fu un concorso in modo particolare da parte delle forze femminili, che allora erano organizzate nell'UDI, Unione Donne Italiane, che portavano la loro sensibilità a questo movimento, spesso in contrasto, in divergenza anche con l'organizzazione politica. Ecco, in un'Europa in cui la fine della Seconda Guerra Mondiale non aveva significato la fine dei conflitti, in cui anzi l'occupazione nazista e tutti quegli spostamenti di frontiere che aveva comportato aveva acuito gli odi interetnici, gli odi tra le varie etnie, in cui anche dopo la guerra l'Europa portava con sé una carica di violenza, in cui molti popoli furono costretti nell'Europa centrale, orientale, balcanica a lasciare le terre dove risiedevano, a trasferirsi altrove. Ecco, in questa Europa in cui l'odio interetnico era molto forte, la violenza notevole anche dopo la guerra del 46 e negli anni successivi, è significativo questo movimento, che fu un movimento in controtendenza, un movimento appunto, questo di tenere felicità, caratterizzato dalla capacità di includere, di accogliere. Questo movimento è stato a lungo ignorato, uscì su questo movimento un libro negli anni 80 curato da Minella, Spano e Terranova, che metteva in rilievo come questa cura per l'infanzia affondasse le sue radici nella Resistenza. Quando si parla di Resistenza si parla anche di quelle repubbliche partigiane che sorsero qua e là nel paese,
che è per una vita effimera, ma è significativo che in queste repubbliche partigiane, per esempio la Repubblica dell'Ossola, pur nell'urgenza della guerra contro nemico feroce come l'occupante nazista, ci fosse un'attenzione per la politica sociale, in particolare per la politica nei confronti dell'infanzia. In queste repubbliche si prefigurarono delle caratteristiche che poi sarebbero state le caratteristiche della Costituzione, il riconoscimento dei diritti sociali, ad esempio. Uno Stato che si faceva carico dei diritti sociali, diritto all'istruzione, alla salute e così via, come appunto diritti fondamentali che lo Stato deve garantire per assicurare l'eguaglianza tra i cittadini. Attenzione ai diritti sociali, attenzione quindi all'infanzia. L'infanzia certo è stata anche al centro spesso della politica del fascismo, ma lì si vedeva al bambino come al futuro soldato da mandare a combattere, a morire. Qui invece si pone al centro appunto il bambino come persona. Questa attenzione ai bambini, ai diritti dei bambini è un tema sicuramente attuale, tenendo conto anche di come il nostro mondo sia attraversato da odi e da guerre, di cui i bambini sono le prime vittime, come tante fotografie attuali ci ricordano. Io ho concluso. Un ringraziamento particolare, oltre a chi ha portato avanti questa iniziativa, l'ANPI, primo luogo, il Municipio 1 e appunto i nostri CEO, ma io vorrei ringraziare delle persone, in particolare, spero che lo gradisca, ringrazio Isabella D'Isola, la professoressa Isabella D'Isola, che è stata studentessa in questo liceo, che poi visiterà, è stata studentessa in questo liceo, è stata professoressa di storia e filosofia, è stata tra le prime che abbia scoperto, e qui se voi capiranno, che abbia scoperto gli archivi scolastici come risorsa per fare storiografia, che ha avuto l'idea di questo convegno e che si è andata a fare per organizzarlo. Così come ringrazio la signora Maria Grazia Maffina dell'Ampi Scuola, che anche lei si è ispirata moltissimo per l'organizzazione di questa iniziativa. Però se non porto troppo tempo via agli altri relatori, vorrei fare una dedica particolare di questo convegno, ricordando un fatto che a lungo è stato dimenticato, che solo da pochi anni, grazie a delle testimonianze, è tornato alla luce. Questo fatto è accaduto il 25 giugno del 45, quindi esattamente 2 mesi dopo la liberazione. Scuola media del Parini, l'ingresso che voi vedete sulla sinistra guardando la facciata. 25 giugno 1945 ci sono gli esami di terza media, ci sono bambini che aspettano di fare gli esami, bambini che li hanno già fatti, che giocano. In un cortiletto, potrebbe essere questo dietro l'aula magna, in un cortiletto dei bambini frugando trovano, sono ragazzini di 12-13 anni, trovano 2 strani oggetti, cominciano a giocare, sono 2 bombe anticarro. Cosa ci fanno lì in quel cortiletto? 2 bombe anticarro? Beh, qui vicino c'era la sede dell'UMPA, cioè la protezione antiaerea, e in un magazzino vicino a una scuola nel centro di Milano.
in un magazzino e ha accumulato appunto questi residuati bellici. Chiaramente le due bombe esplodono, questi due bambini, Pietro Rocci e Francesco Casazza, muoiono, altri sono feriti. Ecco. Due bambini, in qualche modo vittima e quel tragico gioco dei grandi che è la guerra, e anche dell'incuria dei grandi, degli adulti. E forse potremmo dedicare questa giornata, che invece è il segno piuttosto della fiducia, ecco, questi due ragazzi, Pietro e Francesco. Io avrei finito e quindi cedo adesso la parola al presidente dell'ANPI Cenati, che appunto ha promosso questa, con noi questa iniziativa. Io vi ringrazio, mi scuso del ritardo, ho avuto qualche contrattempo. Ma noi siamo ormai quasi arrivati alla scadenza del 25 aprile, che è una data importante perché segna la liberazione del nostro paese dal nazifascismo, la riconquista della libertà e della democrazia e la conquista di quella grande carta che è la Costituzione repubblicana, che è l'eredità più preziosa della resistenza italiana. Ecco, Milano, voglio ricordarlo, che il primo quartiere che sorse a Milano fu il quartiere di Niguarda il 24 aprile del 1945, e la prima vittima fu una donna, Gina Galeotti Bianchi, che fu uccisa da una raffica di mitra sparata da un camion tedesco che stava che era poco più avanti rispetto a lei. Ma la cosa che forse non viene ricordata è che Milano venne definitivamente liberata la mattina del 26 aprile del 1945 dalla Guardia di Finanza, che era partita dalla caserma 5 giornate, una caserma storica. Erano 400 finanzieri guidati dal colonnello Alfredo Malgeri, che occupò la prefettura di Milano, che si arresero alla i neofascisti che erano barricati nella prefettura, e come segnale importante della liberazione la Guardia di Finanza azionò la sirena, perché nel cortile della prefettura c'è ancora, tra Palazzo Zimbardi e la prefettura, la torre delle sirene che azionava il segnale di allarme per tutta Milano e la Lombardia, ma in quel caso la sirena durò 3 minuti e segnò finalmente una cosa importante, che Milano era stata definitivamente liberata. Subito dopo vennero nominati il prefetto Riccardo Lombardi e sindaco di Milano Antonio Greppi, che è stato il primo sindaco della Milano liberata. Sono partito da questo per dire che fu proprio Greppi che diede un grande slancio alla ricostruzione di Milano. Milano quasi subito dopo ripartì, si ricostruì, partì la ricostruzione delle macerie, perché Milano era stata bombardata alla Scala, la Galleria Vittorio Emanuele, Palazzo Marino, ma Greppi diede il segnale di una ripartenza, e molte donne che parteciparono alla resistenza, prive del diritto di voto, se lo conquistarono con la partecipazione alla resistenza, diedero un grandissimo contributo alla ricostruzione di Milano. Tra queste donne vi fu Teresa Noce, e Teresa Noce fu una partigiana combattente, partecipò alla guerra civile in Spagna contro Franco, poi fu deportata nel lager femminile di Ravensbrück in Germania, e al suo ritorno Teresa Noce con le donne che avevano partecipato ai gruppi di difesa della donna, che ricordo si costituirono a Milano nel novembre del 1943, si preoccupò di una cosa molto importante, di dare accoglienza, solidarietà, ospitalità ai tanti bambini che erano rimasti orfani o che comunque avevano sofferto fame e sofferenze
durante il terribile periodo del ventennio fascista e durante la seconda guerra mondiale. Quindi questo è un po' lo scopo del convegno. Teresa Noce con altre donne organizzò l'accoglienza di questi bambini nelle regioni dell'Italia centrale, soprattutto Reggio Emilia, Modena, cioè nelle regioni agricole che anche durante la guerra avevano più risorse alimentari rispetto alle grandi città come Milano. Fu questo un grande atto di solidarietà che servì a salvare la vita di moltissimi bambini. Ecco, perché io credo che sia importante questo convegno proprio perché allora la solidarietà prevalse ed è un segnale, un messaggio molto importante che deve arrivare anche ai nostri giorni. Noi viviamo in un'epoca, in un periodo, in una fase storica in cui la solidarietà manca, non c'è. Siamo, l'Europa e l'Italia sono attraversate da una pericolosa deriva razzista, xenofoba, antisemita, da intolleranza, da mancanza di solidarietà. È dimostrato questo dal fatto che centinaia di migliaia di persone che fuggono dalla guerra e dalla fame non vengono accolte o vengono respinte addirittura in quegli stati europei, quell'Europa che 74 anni fa sconfisse il nazifascismo, ma per la quale i resistenti europei, italiani europei, sognavano, nei confronti della quale sognavano un'Europa di tipo diverso, un'Europa che avrebbe dovuto essere unita negli ideali della pace, della solidarietà e dell'accoglienza. Ecco, non è questa l'Europa che volevano i resistenti europei, che volevano i resistenti italiani. E questo messaggio di solidarietà che ci viene da lontano credo che sia importante perché va rilanciato nella società contemporanea. Viviamo in una società chiusa in se stessa, una società profondamente egoistica che vive solo nel presente e che sembra avere dimenticato il passato. Una società troppo indifferente. Ecco, Liliana Segre lo dice molto spesso, che l'indifferenza è addirittura peggiore della stessa violenza, perché significa voltare la faccia dall'altra parte di fronte alle sofferenze del nostro prossimo. Ecco, credo che sia importante quindi avviare da parte nostra, l'ambito che sta facendo nelle scuole, in questi convegni, tra i cittadini, avviare una grande controffensiva di carattere ideale, culturale e storico per scalfire, per battere l'indifferenza, dico almeno scalfire l'indifferenza di troppi che sono della maggior parte che è chiusa nel proprio egoismo, perché il messaggio che ci viene dalla resistenza è un messaggio di solidarietà, un messaggio di accoglienza, è il pensare, intendere la propria vita, la propria libertà personale in funzione della libertà degli altri. È quella di intendere la politica come intesa nel senso più ampio e più nobile del termine, impegno disinteressato per il bene comune, per il bene della collettività. Ecco, credo che questo, in vista del 25 aprile, sia uno dei messaggi più forti che ci arriva da lontano, che ci arriva da questa grande, da questo grande progetto, da questa grande iniziativa dei treni della felicità, dal convegno che l'Ampi assieme al Parini, all'Istituto Parini, al Liceo Parini, ha promosso proprio in questi giorni. Grazie a tutti.